fratelli juventini e sorelle juventine, adesso basta, non c'è pace, non c'è pace per un povero youtuber. Io ho detto, faccio i video sulla Juve, giusto? Arrivano gli allegriani, rompono le palle, poi Sarri vince 4 partite in filotto, giocando bene, la Juve sta migliorando, allegriani sistemati, via. Poi mi tocca fare i video sullo Tito, perché a forza di dire caccate, come dicono giù a Roma, cioè, io devo farli, posso esimermi secondo voi, ok? Posso esimermi, non posso. La Lazio è a meno 7, dovevano vincere lo scudetto, dovevano venire a Torino a farci un mazzo così, sono a 7 punti e devono anche andare a giocare fuori casa la prossima partita. Ma signori, signori, ma perché, dicono alcuni, la Juve non ha ripreso Conte? Perché non ha ripreso Conte? Conte, con te perderò... Ragazzi, Conte sta facendo cagare all'Inter, veramente cagare. L'Inter ha perso in casa con il Bologna, ma il Bologna non era una squadretta qualche settimana fa, secondo alcuni juventini? Non era una squadretta? Il Milan, che abbiamo fatto fatica a battere in Coppa Italia, andando ai supplementari, ma non andando ai supplementari perché avevamo fatto la differenza rete positiva, ha dato 4 gol... a Lecce fuori casa, ha dato 3 gol alla Lazio ieri sera, no? Quindi anche quella, sono tutte cose da sfatare, ma soprattutto Conte, non doveva tornare Conte al posto di Allegri? Perché con Conte cosa avremmo vinto? La Champions no, perché le figure di merda che ha fatto con noi ce le ricordiamo tutti, le figure di merda che ha fatto col Chelsea ce le ricordano tutti in Inghilterra, sempre in Champions. Conte, non il segretario del consiglio, ministro del consiglio di come cacchio si chiama, quello che faceva ogni 3x2 un proclamo contro il coronavirus che poi alla fine non è servito la mazza. Conte, perché Conte non guadagna punti, anzi li perde? Come mai noi dopo 4 partite giocate così anche abbastanza tranquillamente, perché le prime due abbiamo giocato anche in surplus, abbiamo 7 punti di vantaggio sulla Lazio e ben 11 sull'Inter. Come mai? Qualcuno me lo sa spiegare? C'è caldo, perché per noi c'è fresco? 3 mesi fermi, perché non ci siamo mossi? Ragazzi, le scuse sono finite. Io devo ammettere che siamo stati troppo, troppo severi con Maurizio Sarri. Probabilmente Maurizio Sarri, quando scrive, che si mette lì, che scrive... scrive cose giuste, scrive cose giuste, perché di Riff o di Raffa, 2 pappine al Bologna, fuori casa, mentre l'Inter le ha prese in casa dal Bologna, 4 pappine al Lecce, 3 pappine al Genoa, 4 pappine al Torino, sotto al prossimo, avanti chi tocca. Ragazzi, non scherziamo, adesso veramente possiamo giocare con intelligenza, gestire la squadra, fare turnover, muoverci bene durante i cambi e tatticamente la squadra si sta, secondo me, sistemando per il clou, per il rush finale, perché ricordo a tutti quanti che mancano 8 partite e queste 8 partite, se le sappiamo gestire molto bene, le due più pericolose, lo sapete quali sono Milan-Juventus di martedì e a mio modo di vedere, Juventus-Lazio, perché secondo me l'Atalanta, con la difesa, con la Brodo che ha, anche se ci fa 2 gol, noi gliene facciamo 3. Se ce ne fa 3, noi gliene facciamo 4. Quindi, a parte quello. A parte che non è facile far gol alla Juve, non è facile. Ci vogliono gli arbitri come Maresca, che si inventano i rigori, oppure le papere di Buffon, che non respinge il pallone, che non tiene il pallone e non respinge, ma fortunatamente era fuori gioco. Quindi, Conte, fai i conti, perché non tornano i conti, caro Conte, sì, e cari contiani, abbiamo sistemato anche voi, dopo gli allegriani, abbiamo sistemato anche i contiani, ma io ve l'ho sempre detto, non sposate un allenatore, io ho una certa età, non ho mai sposato Lippi, non ho mai sposato Capello, non ho mai sposato Trapattoni, non ho sposato Allegri, non ho sposato Conte, non sto sposando Sarri, se dovesse venire Guardiola non sposerò Guardiola, se dovesse venire Klopp non sposerò Klopp, e neanche Zidane. Bisogna guardare il campo, bisogna guardare come lavora uno, poi ci sono
momenti positivi e momenti negativi, alti e bassi. Il calcio è fatto di queste cose. Non bisogna mai osannare un allenatore, mai osannare un giocatore, perché può darti tutto ma può darti niente. Quindi, signori, cosa volete che vi dica? Che cosa volete che vi dica? Io sono stanco di fare video su video per colpa dell'Inter e per colpa della Lazio, per colpa di Lotito e per colpa di Conte. Va bene? Ok. Con te partirò.